Ciao a tutti, stiamo realizzando un filetto di triglia perché faremo uno spaghetto con questo saporitissimo pesce. Una volta realizzati i filetti, useremo gli scarti, la testa e le lische per fare un brodino con il quale risotteremo la pasta. Ora prepariamo il fumetto per cuocere gli spaghetti. Un po' di olio extravergine d'oliva, due spicchi d'aglio schiacciati in camicia. Un po' di prezzemolo tritato, un cucchiaino va bene, uno o due cucchiaini. Non appena l'olio comincia a scaldare, buttiamo gli scarti della triglia, le teste, le lische, e andiamo a rosolarla. Un pizzico di sale, un po' di pepe, qualche pistillo di zafferano che con la triglia ci sta benissimo, una puntina di concentrato, un pochettino di vino bianco che lasciamo sfumare. Sfumato il vino bianco, andiamo a coprire con acqua. E portiamo pian piano in ebollizione, lasciamo ben bene liberare tutti gli umori del pesce nel brodino, che poi andremo ovviamente a setacciare. Ora, terminato di cuocere il brodo, abbiamo fatto cuocere le triglie per 10-15 minuti, andremo a filtrarlo. Ora ungiamo una padella antiaderente con un filo d'olio, un po' di sale e un po' di pepe. E andremo a disporre qualche filettino di triglia, che useremo poi per decorare la pasta. Lo cuociamo proprio naturale, senza niente, solo un po' di olio, sale e pepe. Ok, ora spegniamo il fuoco e giriamo i filetti. Adesso riprendiamo il brodino che abbiamo fatto con le triglie e andremo a risottare gli spaghetti. Piano. Dovranno assorbire tutta l'acqua e gli amidi, rendere cremoso il piatto. È importante, finché non piegano definitivamente, muoverli sempre per evitare che si possano attaccare. Almeno io faccio così. La pasta è quasi pronta. Adesso aggiungiamo i restanti filetti di triglia che in 1-2 minuti cuociono e danno quello sprint a questa fantastica pasta.
Guardate che spettacolo, guardate che crema che si sta formando. Siamo addirittura d'arrivo. È uno spettacolo. Un po' di pepe e assaggiamo. Speciale proprio, stravanata.